In compagnia di Alessio Di Carlo, che è segretario dell'Associazione Radicale Radicali Abruzzo, si è chiamata, parliamo dell'iniziativa che sta portando avanti, che ha portato avanti anche con un digiuno e di cui ha informato il Comitato Nazionale dei Radicali Italiani nel suo intervento, molto importante, legata ad un referendum che si è tenuto e che su Libri TV abbiamo anche sponsorizzato a suo tempo. Sì, e di questo vi ringrazio. Dunque, il referendum a cui fai riferimento è il referendum che si è tenuto nel maggio del 2014, in concomitanza con le elezioni amministrative di allora, ed era un referendum che faceva parte di un iter più ampio che avrebbe dovuto condurre alla fusione del comune di Pescara con due dei quattro comuni limitrofi, per la precisione, di Spoltore e Montesilvano. Questo referendum consultivo, a dire il vero, ma dette un risultato straordinariamente positivo, e di lì il presidente della regione Abruzzo avrebbe dovuto, nei 60 giorni successivi all'esito referendario, presentare una proposta di legge che poi avrebbe condotto alla nascita del comune grande fuso, che sarebbe dovuto chiamare Nuova Pescara. Se non che sono trascorsi 16 mesi e questa proposta di legge da parte del presidente della regione non è mai giunta. A quel punto, quest'anno, all'inizio di gennaio, come radicali abbiamo rotto gli indugi e io sono partito con questo sciopero della fame che, devo dire, ha avuto un'eco mediatica fortunata, perché ha innestato una serie, diciamo, di reazioni a catena che hanno condotto proprio ieri il presidente della regione, finalmente, con ormai 17 mesi di ritardo, a presentare due proposte di legge. No, ricordiamo che ci hai ricordato che questo presidente si era già dichiaratamente esposto contrario, insomma, a questa fusione. Sì, il presidente non ha mai fatto mistero della, tra l'altro, cosa abbastanza strana, perché il presidente attuale della regione Abruzzo è ex sindaco di Pescara, oltre che ex presidente della provincia di Pescara, però non aveva mai fatto mistero della propria contrarietà in occasione di questo referendum che, l'ho detto prima, era concomitante alla sua candidatura in regione, probabilmente per ragioni di opportunità politica nei confronti, diciamo, delle altre tre province. Il presidente ritenne all'epoca che sponsorizzare un processo di ingrandimento ulteriore della città di Pescara avrebbe potuto penalizzarlo dal punto di vista delle preferenze nelle altre province, e quindi assunse all'epoca un atteggiamento ostile che ha poi sempre mantenuto e tuttora mantiene, visto che queste proposte di cui oggi ho parlato in comitato, una in particolare contiene uno strano meccanismo dell'oca, direi, un meccanismo di ritorno all'indietro, per cui in un processo che è già molto dilatato nel tempo, che prevederebbe la nascita del nuovo comune il 1 gennaio del 2019, c'è una data del 31 luglio 2018 in cui, se vogliono, i tre comuni possono bloccare il procedimento e rimandarlo sine die, quindi è davvero un meccanismo, insomma, ai limiti del pazzesco, guarda. Immagino che questa azione, diciamo, ha coinvolto anche tutta l'associazione. Sì, questa azione ha coinvolto l'associazione, ma devo dire anche Radicali Italiani, perché è stato merito di Riccardo Valerio e anche di Marco capire come, al di là del dato, diciamo, territoriale, perché posso capire che l'ingrandimento del comune di Pescara possa riguardare e interessare solo gli abitanti di quella zona come me, ma loro invece hanno, secondo me in maniera molto corretta, colto l'elemento di mancanza di rispetto della legalità, cioè ancora una volta dinanzi ad un precetto normativo regolamentare, per la precisione, che impegnava il presidente della regione Abruzzo ad presentare questa proposta di legge entro 60 giorni, il presidente della regione Abruzzo ha temporeggiato fino a che, grazie alla nostra iniziativa, grazie a tutto ciò che è accaduto poi in seguito, perché c'è stato, devo dire, la spinta anche di altri esponenti politici, sicuramente di maggior rilievo naturalmente rispetto al mio, a quel punto si è trovato costretto e proprio ieri ci ha regalato questi due pasticci, ma tutto sommato, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Bene, ringraziamo Alessio Di Carlo, ricordiamo, segretario dell'Associazione Radicale Abruzzo. Grazie ancora. Grazie a te, Gianni.